cannoli, pastiere, biscotti e crostate ed ancora l'immancabile cioccolato e dolcetti gluten free. Spoleto si trasforma così sino al 3 novembre in un vero e proprio paradiso per tutti i golosi d'Italia con il Festival Nazionale dei Dolci, Dolci d'Italia. Non solo degustazioni ma anche laboratori e divertimento. Dolci d'Italia non è solo un evento enogastronomico, ma anche un'occasione per scoprire le bellezze di Spoleto. L'importante è che abbiamo questi 3, 4, 5 giorni di sole, che è la cosa più importante, perché su un evento il sole è importante. Io penso che accadrà un qualche cosa che facciamo bingo quest'anno, perché il secondo anno l'abbiamo fatto e c'era il sole. Non si camminava nemmeno a piedi sulle strade di Spoleto. Gli alberghi sono tutti pieni e quindi faremo bingo quest'anno. Però i dolci d'Italia quest'anno abbiamo fatto anche un'altra bella cosa, abbiamo incrementato i dolci d'Italia. Infatti al Palazzo degli Ori abbiamo 16 regioni con 16 tipici dolci delle regioni che si vendono e stanno anche in esposizione. Quindi è una cosa complicata questi dolci d'Italia, però noi siamo soddisfatti perché veniamo anche dai primi d'Italia, che voi se conoscete. Adesso facciamo i dolci d'Italia, poi ci riposiamo un mese perché dopo dobbiamo fare Expo Casa. È una cosa di questa, è tutta Confcommercio che aiuta i commercianti. Questi eventi che facciamo noi, siccome siamo Confcommercio, lo facciamo proprio per risollevare un po' tutto il commercio, il terziario del territorio, e siamo la Confcommercio regionale. E sicuramente i dolci piacciono a tutti, grandi e piccini. I dolci ai grandi, ai piccini e anche ai nonni come me, quindi quello lì è la cosa importante. E poi stiamo su una città bellissima. No, non molto comoda, però è una città bellissima, una città di storia, una città dove c'è il festival che lo conosciamo da tanti anni, è una città che si presta proprio per i dolci. In più c'è questo chiostro che è meraviglioso. Tante iniziative, show cooking, laboratori per i bambini e per gli adulti. Tutto, è tutta una cosa per riempire, perché non è che possiamo fare solo i dolci, ma facciamo anche un po' di cultura. I laboratori danno un po' di cultura, facciamo anche per i bambini, perché il bambino è quello trainante, a volte il nonno, lo zio, il padre, la madre. E facciamo tutte queste belle cose e poi alla fine, fra 3 giorni, il 3, facciamo questi 60 metri di cheesecake. L'anno scorso abbiamo fatto 50 metri da torta, quest'anno facciamo 60 metri di cheesecake. Vi aspetto tutti.